Grazie! In questo video voglio mostrarvi alcuni acquisti che ho fatto beauty sia dal Conad sia da Acquasapone. Sono tutti prodotti scontati e molti sono anche prodotti bio, quindi ve ne volevo parlare. Allora, innanzitutto voglio iniziare con tre maschere viso che sono delle maschere viso bio certificati CEA che io non ho mai provato. Le ho volute prendere perché costavano 99 centesimi l'uno, mi sembrava un buon prezzo. Sapete che io di solito faccio la maschera 1 o 2 volte alla settimana a seconda del tempo che ho. Ultimamente ne sto facendo una anche perché la pelle mi sto accorgendo che non è più tanto secca come prima e poi ho avuto meno tempo e quindi ne sto facendo solo una, però di solito ne faccio due. Tutto l'inverno ho fatto 2 maschere alla settimana e mi trovo benissimo a farle, nel senso che è migliorata tantissimo la mia pelle. Curandola molto di più mi sono accorta proprio dei miglioramenti. Comunque ho preso queste tre che sono della marca My Mask Trattamento di Bellezza. Qui c'è scritto che è EcoBio e qui dietro vedete proprio il certificato ICEA. All'interno ci sono 10 ml di prodotto e 12 mesi di PAO, ma sicuramente io lo utilizzerò, magari se faccio appunto 2 maschere settimanali, ne utilizzerò metà un'applicazione, metà un'altra applicazione, a meno che non utilizzo tutto il prodotto direttamente un'unica volta. Comunque io ho preso questo anti-age per pelli mature, nutriente elasticizzante con burro di karité, olio di jojoba e melograno. Sono senza parabeni e dermatologicamente testati. Praticamente ho preso questo qui anti-age per quando magari mi sento la pelle un po' più segnata, un po' più tirata, quando è leggermente più secca. Poi ho voluto prendere questa che invece è sensitive, che questa è per pelli secche e sensibili. Questa l'ho presa perché comunque ha l'olio d'oliva, ha melograno e mandorle dolci. Sapete che tutti i prodotti a melograno hanno, non lo so, mi piacciono tantissimo per il mio viso, mi danno tantissime performance buonissime, quindi di solito li prendo sempre. E poi ho preso questo che secondo me è quella più idratante, infatti è idratante intensiva, è per tutti i tipi di pelle, con olio di argano, olio di cocco e cera di riso, quindi deve essere molto ma molto cremosa e molto, non so, mi renderà sicuramente la pelle molto più luminosa e molto più morbida rispetto alle altre due. E sicuramente questo, infatti, lo utilizzerò proprio quando ce l'ho molto, ma molto secca. Come sapete, ormai ho la pelle normale, però ogni tanto, magari in certi giorni la sento più secca, e questa sicuramente sarà, diciamo, mi migliorerà tantissimo la pelle. Vi farò sapere come mi sono trovata perché non li ho provate. Adesso vediamo se effettivamente quello che promettono mantengono e niente, su di quelle comunque maschere che voi tenete 10 minuti pure sciacquate il viso. Sempre da Acquasapone ho acquistato 2 prodotti nuovi, uno è questo ed è il Master Strobing Stick di Maybelline. Praticamente di questi ce n'erano di 3 colorazioni così in stick e 2 illuminanti però liquidi. Diciamo che volevo prendere uno dei due. Sono divise per tipologia di pelle. Questo praticamente è per le pelli, ah sì, il numero 100, light iridescent, quindi è quello più chiaro. Poi c'era quello per pelli medio scure e quello per pelli scure. In realtà non erano tantissimo scure anche quelle per pelli scure, e ne avevo potuto prendere un altro che dava leggermente sul bronzo per utilizzare d'estate quando la pelle è abbronzata. Però poi alla fine ho preso questo perché comunque mi durano tantissimo e scontati comunque li ho pagati 8,90 euro, che non è poco. Vi stavo dicendo, ci sono anche quelle liquide, mi piacciono tantissimo quella per pelli, diciamo, chiare, però poi alla fine ho preferito prendere questo perché secondo me è più facile da sfumare e sono quelle che utilizzo di più. Comunque vi dicevo, questo è il numero 100, quello più, diciamo, più chiaro, all'interno ci sono 9 grammi di prodotto. Sapete che sono fissata con questi prodotti fatti così e adesso vi faccio uno swatch. Allora, tutto il prodotto è questo, quindi ce n'è abbastanza ed è fatto così. È molto ma molto sia chiaro ma poi da tutti i giorni. Vedete, questa è la luminosità, non sono tantissimo luminosi, però sono quelli, me ne serviva uno da tutti i giorni, quindi ho voluto prendere questo. È cremoso, però non troppo, mi piace tantissimo ed è molto ma molto facile da sfumare. E fatemi sapere se voi l'avete preso, cosa ne pensate degli illuminanti stick, se anche voi avete preso questa colorazione o ne prenderete altre, se lo state usando, come vi state trovando. Comunque un prodotto proprio nuovo nuovo. E poi sempre dei prodotti nuovi ho preso un mascara, che è il mascara Mega Volume di L'Oréal Paris, Miss Baby Roll. Sapete che io ero fissata tantissimo 2 o 3 anni fa con Miss Manga, ho preso entrambe le colorazioni, sia quello fucsia sia quello dorato,
cioè il packaging esterno, all'interno erano neri, e mi sono sempre trovata bene. I mascara L'Oreal sono quelli che mi piacciono di più, mi piacciono più quelli a medio prezzo della L'Oreal che non quelli che costano tanto, perché come sapete ne ho provato uno che aveva anche le fibre, mi è piaciuta più la parte che aveva in fibre e non l'X-Fiber si chiama, e non il mascara vero e proprio, perché l'ho trovato un po' troppo secco, preferisco quelli un po' più cremosi. Questo praticamente è il black mascara, all'interno ci sono 9,1 ml di prodotto, 6 mesi di PAO e io l'ho pagato 9,90 euro. Lo scovolino è fatto così, quindi è in silicone, sapete che mi piacciono più quelle in silicone che in quelle in setole normali, ed è tutto molto particolare perché è tutto a spirale, non lo so, mi piaceva tantissimo e quindi l'ho voluto provare per il fatto che mi trovo sempre bene con questi mega volume, quindi devo provare anche questa tipologia perché l'ho provati tutti, anche degli altri ho provato sia quello nero sia quello nero più intenso. E poi sono stata dal Conad e c'erano scontati tantissimi prodotti, comunque bio. Sapete che io ultimamente mi sto fissando col bio, soprattutto per quanto riguarda il beauty, quindi la cura della pelle. E sapete che sono fissata con la marca Naturaline, di cui vi ho fatto un sacco di recensioni, se avete, vi lascio nelle schede, e di cui ho provato tantissimi prodotti. E questa volta ho preso praticamente lo struccante occhi, che mi conoscete tantissimo perché sapete che lo prendo sempre, e l'aloe vera e l'eufrasia e detergente delicatamente. Questi prodotti costano intorno ai 4 euro, questo specifico 4,20 euro. Ed era scontato del 20%. Sapete che questo è il mio struccante occhi preferito ed è l'unico che utilizzo, perché ho utilizzato tantissimo anche quelli bifasici, la pomicellare, però avendo gli occhi molto delicati utilizzo sempre questo, e visto che era scontato l'ho preso subito. All'interno ci sono comunque 100 ml di prodotto, a 6 mesi di PAO, detergge delicatamente, è molto delicato, però comunque mi toglie qualsiasi tipo di trucco, anche se considerate che non utilizzo quasi mai il trucco waterproof, magari in quello devo lasciare un po' più discreto. Praticamente io prendo un dischetto, lo bagno con un po' di gocce e lo lascio un paio di secondi sull'occhio e poi faccio così molto delicatamente e va via comunque senza problemi il trucco. Poi ho preso questo che è un tonico, questo l'ho già provato, mi è piaciuto tantissimo ed è rinfrescante al cetriolo e guava. In questo ci sono 200 ml di prodotto, 6 mesi di PAO, questo costa 4,80 euro. Poi vi lascio nell'info box comunque l'elenco dei prodotti con i loro prezzi per avere proprio il prezzo esatto. Questo mi piace tantissimo, io il tonico lo utilizzo sia prima di fare il trucco che alla sera quando mi sono struccata completamente come ultimo step, e ve lo consiglio tantissimo. Una cosa molto carina di questa marca è che tutte le confezioni sono in plastica e quindi secondo me sono molto più facili da portare in viaggio, da portare in borsa se magari volete fare un breve viaggio di un weekend, mentre altri prodotti come quelli della Provenzale Bio che mi piacciono tantissimo lo stesso sono, per esempio la crema per il viso è nel pottino in vetro. E a volte ho difficoltà a portarmelo in viaggio, infatti lo svuoto in un altro pottino e niente, quindi secondo me è molto, molto utile anche questo. E poi l'ultimo prodotto di Naturaline è questo, che è il gel detergente per il viso, il cetriolo e la guava, naturalmente delicato. All'interno ci sono 150 ml di prodotto e a 6 mesi di PAO. Questo in realtà non l'ho mai provato, sapete che il mio detergente preferito è quello di Froché, e che l'ho terminato tantissimo, che lo riacquisto sempre, e che ultimamente sto utilizzando quello di Alchemilla, che mi piace, però lo trovo, anche se delicato, un po' più aggressivo leggermente rispetto all'altro, perché l'altro forse era più fresco, e quindi fi avendo finito quello, utilizzandone due durante la settimana, volevo provarne un altro, ho voluto provare questo. È uno dei pochi prodotti di questa marca che non ho provato, perché ho provato comunque lo shampoo, il balsamo, il bagnoschiuma. Ho provato il balsamo a labbra, appunto la crema viso, ho provato il tonico e lo struccante occhi che vi ho mostrato prima, quindi volevo provare anche questo, così se mi trovo bene sicuramente lo riacquisterò. E poi l'ultima cosa che ho acquistato sono queste due Yankee Candle che ho acquistato da Casanova, ognuno costano 2,25 euro, cioè ognuno. E uno è il pineapple cilantro, che ha una profumazione molto fresca che sa tantissimo di estate. E l'altra invece è la Delicious Guava, quindi la guava ha una profumazione sempre fresca, però con una nota un po' più dolce rispetto a questa. Volevo provarla, poi vi farò sapere come mi sono trovata. Vi
Sto pensando di farvi anche un video dove vi mostro tutto il link candle che sto utilizzando, perché sapete che io lo utilizzo comunque tutti i giorni, e anziché farvelo vedere nei prodotti finiti, magari faccio un video dove vi mostro, vi dico come mi sono trovata, per essere magari un video dedicato a chi interessano i Yankee Candle e non a chi interessano tutti i prodotti finiti oppure tutte le review, così faccio le review proprio dedicate. E niente, fatemi sapere cosa ne pensate, se anche voi avete mai acquistato questi prodotti, se le novità che vi ho mostrato le conoscete già, se le state provando. Se vi è piaciuto il video mettete mi piace e a presto, ciao!